Ciao a tutti amici, benvenuti e bentornati su The Infected. Come al solito io sono Maurizio Vidal, benvenuto in questo nuovissimo video. Mi raccomando, supportate questa serie con un bel mi piace, commento, una condivisione, iscrivetevi al canale se siete già iscritti, attivate la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram. Tutti i link sono in descrizione, come anche la playlist di questa fantastica serie. Link in descrizione anche Instant Gaming, una piattaforma per comprare giochi a prezzi scontati. Usate il link qui sotto in descrizione. Ora, andiamo qua. Sta piovendo. Quanto produce un po', tre pannelli solari, 20, e quando piove producono una mazza. Qua invece io mi aspettavo qualcosa di più, 40, va bene, non male, abbiamo un'energia in ingresso di 140, un'uscita di 140, cioè praticamente non stiamo caricando le batterie, ma nemmeno le stiamo perdendo, il che va bene così. Ora vi devo far vedere un po' di cosucce, e dobbiamo fare un po' di cosucce. Allora, inizialmente andiamo subito da questa parte qua, perché sono riuscito a catturare due polli, molto bene, si catturano con le frecce, quindi freccia, gli sparate addosso una freccia e lo seguite. Non ne sparate di più perché tanto non è inutile. Dopo mi avete scritto, Yamon, però, vedete che adesso è 1907 e ha tre polli addirittura, io ne ho vinto due, invece erano tre. Ho perso pure il conto. Mi avete detto, Yamon, ma non so come dargli da mangiare. E adesso vi faccio vedere io come si dà da mangiare al pollame. Allora, prendete qualsiasi verdura che volete. Faremo l'esempio con queste tre qua. Andate qui, nella stalla. E non dovete metterle qua. Qua. Perché qua fanno le uova. Cioè qua creano le uova. Quando le creano, vedete, ve lo dice, lascia tra... Non ne hanno ancora fatta una, ma io penso che quell'ascia tra sia le faccio tra le uova. E tra l'altro notate che è femmina, femmina e femmina. Dovremmo trovare un maschio. Ma detto questo, dove le mettete le mangiare? Qua sopra, eccolo qua. E si carica, però 2000 è il massimo, diciamo così. Poi man mano lui scende. Quando prenderete la gallina, il pollo, eccetera, eccetera, questa qua non sarà verde perché la fame sarà di meno. Però man mano lui li terrà pieni, vedete che sta scendendo poco alla volta. Altra cosa interessante da vedere, qua c'è scritto capre, vedete, capre, capra, 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 capre. Che cos'è capre? Capre intende capre e penso anche pecore. Per la precisione penso che intenda pecore, però diciamo anche capre. Andiamo avanti, perché? Allora, qua abbiamo un po' di cemento, andiamo subito a mettere, che ho prodotto. Qua non so se l'ha fatto. Altro cemento, andiamo a metterlo subito, qua, via, e vai di cemento, vediamo quanto ne manca, perché in questa puntata voglio finire il garage qua, però per finirlo bisogna fare un po' di roba, allora vediamo un po', cemento, siamo a posto probabilmente, sì, e non ce l'avanza neanche, perfetto, mattone asciutto ce ne servono un po', argilla ce ne serve un po', allora potremmo fare due cose, o aspettare qua, che questo faccia l'argilla. E la fa l'argilla, non è che non la fa. La fa. Tanto qua mattone asciutto ne abbiamo, sì. Potremmo anche mettere già questi qua, così ci facciamo un'idea di quanti mattoni asciutti servono. Sta smettendo di piovere, molto bene. Andiamo qua, dividi per uno, mettiamolo qua, crea tutta l'argilla che vuoi e buttiamo tutto dentro. Anzi. Tac. Ne facciamo tre mattoni asciutti ancora. Anzi, ne facciamo bagnati in realtà. Per asciugarli e mentre siamo via questi si asciugheranno. Ecco, ne volevo farne di più, ho sbagliato io a schiacciare, ma va bene perché non è intuitivo questo coso. Ok, fatti questi, andiamo da questa parte qua e li buttiamo dentro argille, tutto via. Ok, ci mancano praticamente 18 mattoni asciutti, quindi non tanto, e 30 d'argilla, ne manca veramente tanto. Ora bisogna andarli a prendere, però per andarli a prendere io vorrei quantomeno fare sti cavoli, almeno uno di quei, vorrei andare con un piccone che non è male. E se non erro qua, forse avevamo tempo fa fatto un errore, eccolo qua, la testa di piccone. Se è una testa di piccone di ferro, allora andiamo a vedere un attimo cosa serve per fare il piccone di ferro. Intanto buttiamo giù anche questi, già che ci siamo, vai. Ok, e a questo punto andiamo a vedere piccone di ferro, il picconazzo di ferro, il picconazzo. Dov'è? Picconazzo di ferro, bastone e testa di piccone di ferro nel banco di lavoro avanzato. Ok, quindi
Andiamo qua, qua abbiamo un altro piccone di pietra che lasciamo qua, non ci interessa, perché adesso passiamo al piccone di ferro. Questo più uno di questi, vai. Piccone di ferro. Ok, adesso col piccone di ferro mi ci porto dietro anche le pietre, non si sa mai che ci possano servire. Lascia come messa, malissimo lascia, ma chi se ne frega. Tanto la possiamo rifare, ma quello da fare ora è assolutissimamente andare a tirar su un po' di materiale. Qua, se notate, ho allargato tutto, creato questo robo qua che va finito e fatto l'ingresso. E poi, Amon, però era meglio, ecco, la pecca di questo, devo tirare via tutti gli alberi qua, quelli davanti almeno, così da avere un'uscita comoda, perché qua l'uscita non è per nulla comoda. Comunque, ehi Amon, ma dobbiamo andare dritti, sì. Ehi Amon, stavo dicendo, non so se riesco a parlare, c'è questo casino di non si riesce ad andare dritto. Ehi Amon, perché non riesce a fare il muro? Cioè, non riesce a fare... Ho sentito bene. Ho sentito bene. Perché non fai il muro, no? Non riesci a fare il muro. Beh, non lo faccio perché alla fine non serve. Cioè, è meglio quello lì che il muro. Perché il muro ve lo picchiano e ve lo rompono. Invece quello no. E ho sentito, eh? Dove sei? E ti raccogli. L'ho sentita. La pecora. L'ho sentita, ma non la vedo più. Là ci sono due bifolchi e non mi avvicino. Cavolo, l'ho sentita ma non la vedo più. Comunque puli si trovano, eh. Cioè, bisogna stare un attimino in giro, ma grosso modo si trovano. Niente, la pecora belava, si dice così, ma penso di sì, forse. Ma adesso non lo so, vabbè. Troveremo altri, via. Andiamo di qua, perché ci serve argilla e altre cose. Mi avete detto, ehi Amon, nella zona desertica c'è tutta l'argilla che vuoi. E io ne ho presa una adesso addosso col mezzo qua. Quindi qua, dritto davanti a noi in teoria. Urcaccia Eva, ci sono questi qua, guardateli. Ecco, facciamo un test, vediamo se riusciamo a tirarli sotto. Boom, boom. Qualcosa abbiamo tirato sotto, non so se li abbiamo tirati sotto. Qualcosa abbiamo tirato sotto. Sì, le abbiamo tirate sotto. Questo lancia i sassi. Abbiamo... Non so se si rovina questo coso qua. Mi sa di sì, bisogna stare attenti. Raccogli il cadavere, vediamo cosa ci dà. E questo? Hanno fatto un accampamento qua? No, ho mai visto l'accampamento. Io non l'ho fatto quello, Bene, va bene. Dalla pecora smarrita che non si trova più all'accampamento dei vampiri lì, degli infetti che, non si sa. Allora, in teoria dovrebbe essere di qua. Solo che questo mezzo qua ha un vantaggio, Ma poi ho caricato altre due casse sul mezzo. Ha un vantaggio. Che è veloce, che consuma poco, che tutto quello che volete, però è di un casino, si incasina tutto, tutte le volte. Allora. Ok, allora, via. Con questo, e ecco qua. Ora, mettiamo molto di meno, dovrebbe durare molto di più. E a questo punto dobbiamo viaggiare a tirare su le cose. Dobbiamo proprio viaggiare. E non devi rompere con la stamina. Questa altra cosa basilare. Non rompere con la stamina. Non scassare con la stamina. Adesso hai un picconaccio di ferro. Vedete, qua ci sono le case un po' storte, ma va bene. E qua si fanno, Qua, ale. Allora, questo buttiamo dentro qua. Questi però li buttiamo dentro qua. E via. Via via, adesso si tira su a pala le cose, a pala. Intanto che facciamo questo bello lavoro,
sparato i sassi ovunque tranne dove mi servivano. Volevo dire, allora, la base più o meno ci siamo. Più o meno ci siamo. Dobbiamo capire cosa vendere. Che in realtà, vedete, questo da 2,20, però non so se possiamo produrre. Dobbiamo capire cosa possiamo produrre. Qual è la cosa che possiamo produrre. Questo possiamo tirarlo su, no. Cosa possiamo produrre e vendere. Cioè, qual è il materiale che noi riusciamo a produrre in quantità elevate e vendere a buon prezzo? Non ne ho idea. Io non ne ho idea per ora. Non ne ho idea. Non ne ho idea. Però c'è da dire una cosa, che adesso abbiamo l'energia elettrica, tra virgolette, gratis. Se riusciamo a potenziare quell'energia elettrica lì e quindi a comunque a ricavare qualcosa da quell'energia elettrica lì, non sarebbe male. Ad esempio, potremmo vendere il petrolio, la benzina, probabilmente quella vale, e quindi fare parecchi soldi, probabilmente, eh. Tipo il petrolio è questo, no? Questo qua, rompiamo questo, ecco lì, ci dà il scisto. Poi ci dà anche le pietre, ma le pietre non ci interessano. Però prendiamo il scisto. Da questo qua, dal scisto, produciamo poi il barattolo. Poi dal barattolo, con l'altro macchinario, da quello che ho capito, facciamo poi il... Ho sentito la gallina prima, eh. L'ho sentita, la gallina. Produciamo anche il, come si chiama, poi la benzina, che possiamo utilizzarla ma anche venderla, anche perché la benzina mi sa che ha un bel valore. Io sento gli animali, ma poi, come per magia, spariscono. Chissà dove. Ora, muoviamoci un po' più vicino là, qua dove ci sono le altre roccine. Mamma mia, questo è un mezzo cacciabestie, per un rumore che fa un jet, un jet. Ecco, l'ho sentita ancora. Deve essere qua vicino la maledetta. Deve essere qua vicino. Questo lo raccogliamo, questo lo raccogliamo. Deve essere qua vicino. Oh, là c'è la pecora, l'ho vista, eh. La pecora l'ho vista. Quella è una pecora. Allora, mandiamola verso la macchina. Dobbiamo recuperare la stamina. Beviamo. E, anzi, mangiamo. E, mangia, mangia tutto. Mangia. Ok. Dove cavolo è finita? Eccola lì. Guardate, guardate. Eccola lì, eccola lì. Calma. Sì, sì, t'ho sentito, non devi correre, non devi correre, che non c'ho abbastanza... il cinghiale pure. Oh, qua c'è un... Che l'ho andata? Ok, qua c'è un test da fare, cioè... Prenderla una volta, non so se l'ho presa, spero di sì. Non lo so se l'ho presa. Non si capisce se la prendo. No, la stamina! Porca c'era sta stamina! Mamma mia, sto personaggio è veramente una cosa ridicola. Il problema è che mi sa che non l'ho presa. Cioè, l'ho presa, ma non me l'ha contata come presa. Beh, lo dico io, beh. No, non la prende, non la prende, dai. Non la prende, io sto consumando le frecce. Deve essere qualche bug, anche... vabbè. Purtroppo, cose che capitano. Allora, torniamo là. Recupero anche questo. No, raccogli, raccogli. Che cavolo. Brutto perché, vedete, l'ho presa clamorosamente. L'ho presa nel deretano 3 volte. A lei! Però non me l'ha contato. E vabbè, devo fare. È difficile recuperare quegli animali lì. Poi, forse sono solo le capre, non sono le pecore. Questo è da vedere, però...
non lo so, è da vedere, da capire, insieme a tante altre cose. Questo gioco è da vedere, da capire. Poi mi avete detto, Amo, ma perché non hai ancora fatto la borraccia? Sinceramente, quella grossa, si intende, sinceramente neanche mi ricordavo di farla. Non ne ho l'esigenza di farla, non so perché. Non ne ho l'esigenza, quindi vabbè. Allora, tiriamo su tutto. Io continuo l'opera qua di tiraggio su. E mettiamo tutto qui. Questa sasso argilla, sarà argilla incastrata. E anche il scisto. Ma guardate quanta argilla c'è. Fantastico. Fantastico, perché questo qua ci dà un bel boost. Assolutissimamente. Già con questa abbiamo completato... Che cavolo, questa è proprio incastrata lì. Già con questa abbiamo completato praticamente il garage. Però, già che ci siamo, raccogliamo anche un po' di scisto. Scisto bituminoso. Il bitume del scisto. Che cavolo. Però la piccola lì ce l'ho qua, eh. Io l'ho presa 3 volte. Potete rivedere le immagini. A meno che è la capra e non è la pecora. Come tra l'altro è scritto capra. Non pecora. Però... io pensavo che fosse un errore di traduzione. Forse non è così? Lo capiremo. Intanto 3 galline le abbiamo. E se ci va bene, sono 3 uova. E possiamo anche farle fuori, perché c'è anche l'opzione macella. Che non vuol dire fai un macello. Non vuol dire proprio macella le galline. Proprio prendile. Penso perché... non durino per sempre le galline, anche perché sennò non avrebbe senso avere un gallo, che non abbiamo, ma dovremmo trovarlo. No, è un'altra cosa da vedere, da capire con le puntate, senza fretta, perché comunque siamo messi molto bene. Adesso la serra comunque è la svolta del gioco, ve lo dico. La serra e poi Mike è la svolta del gioco. Cioè non, una volta che avete la serra e Mike, praticamente è tutto in discesa. E quelle difese lì, perché le difese lì sono meglio del muro, impenetrabili. Mike le ripara in tempo zero, se gli date che costa poco il repair kit. Cioè, state veramente a posto. Non c'è neanche da... cioè proprio, ma easy diventa la cosa, veramente easy, molto easy. Poi è chiaro che vorrei andare avanti a fare altre cose, che comunque il gioco propone, vediamo in questa puntata un attimo cosa, come andare avanti. Tipo la vendita dei materiali lì è una delle cose che voglio fare e ci stiamo già armando per quello, appunto tirando su. Lo scisto che sto tirando su adesso non lo sto tirando su a caso, ma per quel motivo lì. Allora, via. Quanto abbiamo di scisto? Un bel po'. Però visto che siamo già qua, io direi continuiamo a tirarlo su, a go go. E via! Eccoci qua che torniamo verso casa. Verso casa. Allora, qua come detto devo fare più spazio perché non si riesce a far manovra. Ed essendo che ho bloccato il respawn degli alberi, vedete, cioè, non si riesce a muoverci. Fare una mezza manovra in sto posto. Troppi casini. Poi sto coso qua è enorme. Cioè, guardate, non riesco a muovermi. C'è qualcosa. Che palle! Cos'è che c'è dietro? Fermati! Fammi uscire. Dov'è? Dov'è? Dov'è che si... cioè, qua. Ti è rotta la co... morcaceva! Mamma mia, che... è una roba... cioè, guardate, ma guardate! Ma perché? Ma dai, che ce la fai! Ma si può... guardate cosa sta facendo, cioè, gira sul pilone dell'albero, guardate, c'è una roba scandalosa, cioè, guardate, non ho parole, bel maledetto albero, dai, prendilo, e che cavolo maledetto, e che cavolo, allora via, dentro di qua, piano, marcaccia Eva, pure i piloni qui, ma perché, no, ok, dobbiamo cambiare l'entrata, non se ne può, basta.
Guardate, guardate. Allora, N e spostiamo più indietro ancora. E le avevo già spostate più indietro un bel po', eh. Però non se ne può, non se ne può, non se ne viene a capo. Se ne viene a capo di sta roba qua. Cioè, è una roba scandalosa, cioè, scandalo. Perché poi, secondo me, il mezzolino non occupa così tanto spazio come il gioco ci fa pensare. Perché esternamente è grosso, ma non è enorme. Invece... la visuale in prima persona sembra molto più grosso. Niente. Ah, che ci vuole pazienza. Tanta pazienza ci vuole. Vedete? Basta un niente. Dove si è incastrato, secondo voi? Qui? Con questo? Spostiamoti qua. Non c'è altro incastro, eh. Non c'è altro incastro. Ecco, adesso si è scastrato, forse. Niente. Dai, vai! Che cavolo! Ma guarda... ma sì. Ma perché? Perché? Capovolgi. Capovolgi cosa? Cosa vuol dire capovolgi? Ma dove è bloccato? Ma dov'è che è bloccato? Pure. Ma perché? Ma perché io mi chiedo? Ma perché? Ma perché? Dai, via. Via. Cioè, per tutto per entrare. Questo vi faccio vedere perché poi uno dice, vabbè, Amon. E no. Niente, non va ancora avanti. C'è qualcosa che lo blocca ancora. Non si capisce che cos'è che sta... Oh, ce l'ha fatta dopo un po'. Vabbè. C'è da sistemare lì l'ingresso. E ho in mente di fare muri. Poi fuori quei cosi lì. Così lui entra dritto e chi se ne frega. Io farei così. Vabbè, detto questo... forse riusciamo a farcela. Allora, qua mancava argilla che posso spammare dentro così, proprio a go-go, visto che mancava. 50, ok, però tanto ne abbiamo molta altra. Quindi prendiamo troppo così, via questo, via anche questo. Ok, così. Guardate come lavora! Lavora la grande Mike, vai! Ok, 60, adesso manca da fare i mattoni. Quindi mattoni, prendiamo 10 di qua, altri 10, ne facciamo una ventina e chi si è visto, si è visto. Là. Allora, dammene uno e vai. Cavoli, pesiamo un botto adesso. Beh, 77, neanche tanto. E adesso li andiamo a depositare qui. Molta calma. Ok, ce la facciamo? Sì. Prendi. Ma dove li ha messi poi, tra l'altro, quelli che non ha preso adesso? Ah no, li ha impignati qua. Ok, perfetto. 3, ok. E qua me l'ha buttati per terra altri, no? Ok, allora, non ce ne mancano tanti, dobbiamo solo aspettare lì. Ben 15. 15 lì quanti ce ne sono? Vedere. Qua abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, quindi 5, 10, 15, 20. Perfetto, alla grande. Altra cosuccia da fare. Andiamo qua. Scarichiamo questo. Prendiamo questo. Ok. E qua andrebbe collegato anche questo da qua. Qui. Però per farlo bene è già una parola accettabile, diciamo accettabile, andiamo qua, facciamo un relè elettrico che piazzeremo qui. Eccolo lì. Relè elettrico è lingotto di ferro, lingotto di rame e vite. Quindi rame, lingotto di ferro e viti che sono qui. Viti. Abbiamo finito il lingotto di rame. Perché ne abbiamo 3, ma ne servono 4 là. Vabbè, non è un grosso problema per ora. Però... No. Devi tirare un cavo da qui a qui. Perfetto. Nessun cavo nell'inventario, giustamente. Giustamente. Prendiamo un cavo. Se no, col cavo che lo attacchiamo da qui, lo attacchiamo qua. Ok, e poi da qua lo attacchiamo qua. Fa schifo, poi lo rifarò off camera il cavo. O sposterò il coso qua, ma comunque lui adesso... Riempiamo di scisto e lui è partito. E lui qua ci darà il barattolo di petrolio. Barattolo di petrolio che vale 0,50. Quanto vale la benzina?
Questa è la differenza. Quanto vale la benzina? Da qualche parte vale 3. Quindi bisogna capire da un barattolo di petrolio quanta benzina fa. Perché se ne fa tanta, riempiamo di benzina e vendiamo tutta la benzina che abbiamo. Però anche i cavi danno, le componenti elettriche pure. Possono fare le componenti elettriche e i cavi? Andiamo a vedere. Allora, saranno qua su varie. Allora, i cavi serve rame, plastica e barattolo di petrolio, quindi non ci conviene. Rame, plastica e cobalto. Bisogna capire in base a quanto, a come fare la plastica, isca per pesce, mai fatta. E questa potremmo farla, Bastone, piuma, frammenti di ferro, potremmo fare queste cose qua. Per quello che vi dicevo, bisogna anche lana, bisogna fare anche altre cosucce, cioè mi piacerebbe provare altre cose. Ma la plastica dov'è qua? No, questa non è plastica, non c'è la plastica. Sarà forse qua nei lingotti, eccetera niente, ma sì, eccolo. Ma non si può fare, vedete? La plastica si trova solo in giro. Roba brutta. Roba veramente brutta. Ci sto andando avanti qua. Sono ancora bagnati. Io quasi quasi faccio una cosa. Mangio una patata così. Andiamo qui. Come siamo messi qua d'acqua? Finita l'acqua. Ah, acqua pulita c'è ancora. Vai. Bevi. Facciamola già. Già che ci siamo. Andiamo a letto. Dormiamo. Così intanto i mattoni si dovrebbero asciugare. Sperando che non piovi. Piova. Non piova. E se non piove, siamo a posto. E dormi, dormi, dormi. Sono... facciamo alle 6 e qualcosa. Ok. Sento una pecora. Intanto qua andiamo a vedere che energia immagazzinata. Adesso stiamo in perdita perché sta funzionando anche quel coso là. Ma man mano i pannelli solari saranno in crescita. Bisogna fare più pale eoliche. Più pale eoliche. Assolutissimamente. Sento una pecora. Oh, guardatela là. Guarda, e adesso io ci riprovo, Adesso io ci riprovo. Ah, non c'ho l'arco, cavolo. Ci riprovo con la pecora. Via questo, dentro questo. E dai, dagli sto arco. No, piove. No, i mattoni. No, i mattoni ancora bagnati. Ma perché piove sempre in questo gioco? Perché? Perché? Dov'è la pecora? Non c'è. Sparita la pecora. Eccola lì. Guardate dov'è. Totelo. Pecora. La pecora. Dov'è? Eccola. No, non la prende la pecora. Vedete? Va zing. No, non è questa. Va forse solo con le capre allora. E i polli. Non sprechiamo più frecce. Oppure si è buggato qualcosa nel gioco. Chi se ne frega. Sinceramente, chi se ne frega. Adesso piove. E dobbiamo aspettare i mattoni asciutti. Caccia Eva, maledetti mattoni asciutti. Qua avevo 7 mattoni asciutti. Comunque qua che piove sempre non è mica normale. Cioè, a parte adesso guardate la temperatura sopra di me. 39,2 gradi. Ok, mi mancano solo 8 fottuti mattoni. 8 fottuti mattoni. Andiamo a vedere qua la situazione nel mentre. 2. Ho aggiunto 2 scisti. Quindi qua sta producendo i barattoli. Che male non fa. Anche perché comunque si vendono abbastanza bene. O vendiamo roba e qua sono ancora bagnati. Però non si capisce. No, non volevo tirarlo su. Ecco, asciutto. Si stanno asciugando adesso. Asciutto. Questo non... asciutto. Questo qua non... Asciutto. Basta, 8. Me ne servivano 8. Gli altri, chi se ne frega. E andiamo a metterli qua. E finalmente il garage è fatto. Perfetto. Adesso questo garage qua, molto bello, prima di usarlo andiamo qua. Controlliamo la stalla. Non so se avete visto, ho fatto anche questi per agevolare Mike, che comunque ogni tanto taglia e se no doveva saltare su. Invece così fa prima. E guardate, uova. Abbiamo le uova. Fantastico. Qua si parla di capre, qua possiamo macellarli, come vi avevo detto. Comunque abbiamo le uova. Ora, possiamo usare anche questo. Chiama veicolo, chiama TV. Chiama TV e la TV
compare da là dove l'avevamo lasciato, è proprio lui. Ora io lo sposto da qua, e qua ho messo il carretto tra l'altro, così giusto per bellezza. Chiama veicolo, e teoria il veicolo eccolo qua. Ma se io faccio anche chiama TV, non puoi. Oh, va bene, meglio così. Meglio così, perché avevo paura che si buggasse. Comunque, guardate qua. Possiamo richiamare i nostri veicoli. Wow. Ora, prima di chiudere la puntata, andiamo qua. Posizionabili, altri. Cos'altro possiamo fare? Abbiamo la stalla, l'abbiamo fatta. Garage fatto, serra fatta, casella. Potremmo fare la pompa di petrolio. Energia richiesta 150. Se costruita e alimentata, il combustibile verrà pompato direttamente negli estrattori minerali. Per pompare direttamente il petrolio negli estrattori e non star lì a continuare a ricaricarli. Non ci interessa. Tutte ste robe le abbiamo fatte. Quindi, io a questo punto andrei su queste turbine eoliche a go-go e sui pannelli solari, sulle batterie e poi nel comprare roba di quella lì. Fondamentalmente tecnologia, possiamo fare la pompa, il lavandino, ecco il distillatore di petrolio lo prendiamo, con l'unico punto che ci rimane il distillatore di petrolio buono è questo qua, utilizzato per creare taniche di benzina, richiede 5 barattoli di petrolio per avviare il processo di distillazione, 20 di ferro, 3 di alluminio, 3 di plastica, 8 di asse. Io direi che questo qua è uno degli obiettivi da fare assolutamente nelle prossime puntate, e devo andare a recuperare il rame e quant'altro, quello di sicuro. Adesso distillerò un po' di roba, cioè di questo praticamente, e via così. Però per questa puntata è tutto, andremo avanti da qua. Mi raccomando, supportate questa serie con un bel mi piace, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti e attivate la campanella. Instagram, Facebook, gruppo Telegram, sapete già. Tutti i link sono in descrizione, come anche la playlist di questa fantastica serie. Mi raccomando, link in descrizione anche Instant Gaming, una piattaforma per comprare giochi a prezzi scontati. Per cui da Amoruso è tutto e ci vediamo al prossimo fottuto video. Da qua, da questa base bellissima, perché adesso sta diventando una base bellissima. Ciao a tutti!